Buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo ad Amazon. Come sempre ti ringrazio personalmente di cuore per il tuo tempo, per la tua presenza veramente, per tutto il supporto e per tutti i messaggi anche di ringraziamento che mi scrivi nei vari social. Veramente un grazie di cuore e questo mi è doveroso prima di iniziare ovviamente a tuffarmi nel video. Inoltre ti ricordo che se sei già un seller o un account manager che già sta appunto ottenendo risultati, ha già dei clienti, puoi valutare l'iscrizione a Leaf. Ti lascerò il link qui nel primo commento in modo tale che tu possa dargli un'occhiata. Mi raccomando, entra solamente se lo senti. Inoltre ti informo che sono in essere alcune collaborazioni che presto vedranno la luce del giorno dopo diverso tempo, quindi ti invito a rimanere, diciamo, aggiornato in tutto quello che è il mondo Amazon, anche entrando nel gruppo Facebook gratuito che troverai qua in descrizione al video. Mi raccomando, è gratuito e entra, troverai una community intera piena di seller disposti ad aiutarti. Bene, detto questo, se ancora non sei iscritto al canale, iscriviti, mi raccomando, e lascia un like se pensi che questi video ti stiano aiutando e comunque se vuoi supportare tutto questo. Ma oggi di cosa parleremo? Come hai letto nel titolo e nella copertina del video, come sempre, oggi voglio parlare di un argomento che viene sottovalutato e ancora di cui non vedo fare chiarezza, ma che secondo me è fondamentale da capire quando stiamo facendo ovviamente delle vendite su Amazon, soprattutto in FBA, quindi facendo gestire la logistica direttamente ad Amazon. Di cosa sto parlando? Sto parlando delle rimozioni di Amazon, quindi delle rimozioni, ma soprattutto sto parlando di tutte quelle unità che non sono gestibili all'interno dell'inventario di Amazon o che sono gestibili ma sono all'interno di Amazon da troppo tempo, che ovviamente vanno a accumulare costi di stoccaggio. Ma adesso andiamo a vedere tutto questo assieme. Allora, nel video di oggi, questo qua è il mio account di prova, come sempre, e dove ti vado a far vedere esattamente nella pratica come funziona il tutto. Bene, come facciamo semplicemente a capire queste rimozioni, come si impostano, unità gestibili, ingestibili? Molto semplice, si va nelle impostazioni dell'account, quindi dove c'è la rondellina. Adesso hanno cambiato la dashboard totale del Seller Central, adesso per tutti sarà questa più o meno. Comunque si può tornare alla navigazione precedente, quindi all'interfaccia precedente, ma che onestamente non consiglio, visto che dobbiamo comunque essere flessibili in questo business ed essere sempre pronti ad aggiornarci. Poi, attenzione, una cosa che dico sempre: fai sempre appunto ciò che senti. Fai sempre ciò che senti, non fare solamente ciò che vedi a livello tecnico, ciò che ti viene fatto vedere a livello tecnico, ma fai ciò che senti, che è sempre la scelta migliore, e non farti condizionare dagli eventi esterni, dai risultati esterni, da ciò che fanno gli altri seller, da ciò che fanno i collaboratori o le notizie attorno a te. Isolati da tutto e prenditi il tempo per ascoltarti, per amarti, e allora vedrai che ogni scelta che farai sarà basata sull'amore e avrà effettivi risultati. Sia che tu venda su Amazon, sia che tu venda anche su altri canali, non cambia niente, il focus è essere centrati in noi stessi e in questo modo, coltivando l'amore per noi stessi, arriveranno i risultati perché la vita di riflesso ci amerà. Bene, tuffiamoci però, chiusa questa parentesi doverosa, importantissima, nel video di oggi. Come si va? Si va nelle impostazioni, andiamo nelle impostazioni di logistica di Amazon, quindi cliccando su logistica di Amazon, e andiamo a vedere che cosa ci apre. E ci aprirà tutto ovviamente l'interfaccia, poi ci sono tantissime altre voci che alcune le vedremo nel tempo, altre le abbiamo già viste. Comunque sì, a noi ci interessa oggi le rimozioni, le troviamo scorrendo, troviamo impostazioni per le unità non gestibili, quindi per tutte quelle unità in breve che rimangono nei magazzini di Amazon perché sono stati fatti dei resi magari e sono unità difettose, danneggiate da Amazon, danneggiate dal cliente e così via, insomma tutte unità non gestibili, e quelle gestibili, cioè unità che sono vendibili da Amazon ma che rimangono lì per tanto tempo. Ecco, noi dobbiamo gestire queste due cose qua e consiglio di farlo sia in fase iniziale dell'account, può essere fatto quindi appena aperto l'account, oppure fatto successivamente, anche perché Amazon inizierà a mandarci banner, mail che ci ricordano questa cosa qui. Ma qui dalle impostazioni è molto semplice. Quindi, innanzitutto, impostazioni automatiche per le unità non gestibili. Bene, invece di andare qui a leggere come funziona, ma non capisco e cosa vuol dire due volte al mese, basta cliccare su modifica e andiamo direttamente all'interno a vedere cosa ci sta dicendo Amazon. Clicchiamo su modifica.
E Amazon ci aprirà tutte le sue impostazioni, ok? Quindi come funziona il processo esatto nel quale le unità non gestibili rimangono in Amazon e poi da lì come vengono gestite da Amazon stesso per farle, diciamo, in base alle opzioni che gli diamo noi, per farle muovere in quella direzione lì. Quindi intanto ci fa abilitare le opzioni, poi qua mi sa perché ho già salvato, ma comunque sia, abilitate, vi consiglio di abilitare le impostazioni automatiche comunque sia, e in questo modo andiamo a impostare e a flaggare i metodi che ci interessano. E ovviamente lui ci fa vedere tutta la scaletta, cercherò di fartela breve perché sono qui per renderti le cose più semplici, ok? Questa è la cosa più importante e non voglio farti perdere tempo, cose che magari possono sembrare complesse, cerco di rendertele più semplici e capibili possibili. In sostanza, come vedi qua, Amazon ti fa vedere il grafico, ed è la cosa più semplice da capire. Infatti, l'inventario invendibile, quindi unità che sono difettose e così via, poi per ogni voce, se hai curiosità, vai sempre a leggere maggiori informazioni, maggiori informazioni. Clicca su queste voci qua e ti vai a leggere tutto il dettaglio. Io cerco di fartela semplice, ma sii sempre curioso. Se hai un dubbio e vedi che non approfondisco, clicca su maggiori informazioni e vai a vedere, è così che si cresce e si impara. Nessuno può sapere tutto, nessun account manager, nessuno può sapere tutto a memoria, è impossibile e non ti serve saperlo. A te interessa sapere dove trovare le informazioni, non saperle tutte, ma dove saperle trovare e soprattutto adattarti a quelle per farle integrare alla tua attività. Quindi, inventario invendibile, cosa succede? Ricondizionamento, ovviamente possiamo toglierlo o metterlo. Io consiglio di abilitare tutte le opzioni in modo tale che Amazon seguirà tutto il processo per muoverle, ovvero inventario invendibile, che succede? Viene provato, Amazon prova a ricondizionarlo. Cosa vuol dire? Ce lo dice qui. A seconda dell'articolo, Amazon cosa farà? Proverà a mettere nuovamente il nastro, colla o graffette alle scatole, rimuovere il nastro. Insomma, verrà a cercherà di sistemare il prodotto per renderlo di nuovo vendibile, rimetterlo nell'inventario. E qua ci dice anche le categorie prodotto che vogliamo abilitare, consiglio di metterle tutte, quindi rendere le cose semplici. Abiliterei sia questa, anche valutazione e rivendita. E cosa vuol dire? In pratica, non in pratica, in pratica le unità usate, che vengono riconosciute come usate, quindi resi, possono essere venduti come prodotti usati, quindi possiamo impostare un prezzo in base alla tipologia. Sostanzialmente vedremo questa nuova offerta che si crea alla pagina prodotto e sarà l'unità già utilizzata, magari non perfetta, che comunque possiamo andare a vendere ad un prezzo più basso. Quindi magari metterei usato come nuovo un 95% del prezzo di vendita, ottime condizioni, magari andiamo a mettere un 90, poi a scendere 85 e 80. Quindi in questo modo andiamo a dare un prezzo di vendita e poi salviamo. Un prezzo di vendita che ovviamente è a calare in base alla condizione dell'articolo, che sceglierà Amazon in base alla gravità della situazione nei suoi magazzini. Quindi, come nuovo, l'articolo che viene reso da un cliente, se è solamente un po' danneggiato, lo può andare a rimettere nel nostro inventario, facendoci comunque avere delle entrate, ok? Quindi potendolo andare a rivendere anche se non perfetto. E poi successivamente, una volta provato anche a valutare e rivendere il prodotto, se non è possibile neanche fare questo, Amazon procederà con la liquidazione. Ovviamente questi sono gli step, ripeto, prima invendibile, proverà a ricondizionare il prodotto, se non è possibile lo prova a valutare e rivendere, se non è possibile prova a liquidare il prodotto e anche qui liquidare, sostanzialmente Amazon prova a dare i prodotti a degli enti con cui ha dei rapporti commerciali e in genere fa recuperare un prezzo, un valore del prodotto dal 5 al 20%. E ho trovato una pagina molto carina per quanto riguarda tutti i servizi di recupero del valore che mette a disposizione Amazon, come appunto la liquidazione ci dice da un 5 al 20% del prezzo medio di vendita. Poi ovviamente all'interno ci sono tutte queste cose qua e questa pagina qui ovviamente te la linkerò qua in descrizione, giusto per capire, è molto semplice ed è chiara questa pagina, quindi mi sento di condividertela, c'è anche il ricondizionamento, spiega come funziona in modo molto semplice e le donazioni nel caso. Fatto questo, benissimo, e poi una volta provata anche a liquidare,
se anche qui non diciamo l'abbiamo abilitato, lui probabilmente lo liquiderà all'inventario. Se lo disabilitiamo, beh, passerà alla restituzione o mette a disposizione di Amazon l'inventario. Beh, che cosa vuol dire? Che noi in pratica questo inventario qui lo andiamo o a mettere a disposizione di Amazon, che lo donerà appunto e o ci farà qualcos'altro, oppure lo chiediamo la restituzione andando a impostare ogni quanto, mettendo il nostro indirizzo e così via. Quindi tutto molto molto semplice, ok? E ovviamente fare questo processo qui ha dei costi, dove li troviamo in una pagina specifica che è questa, che ci sono sia le tariffe per la rimozione che per mettere a disposizione l'inventario di Amazon in base alle dimensioni e tutto, e anche ovviamente a livello transfrontaliero. Ci sono ordini di rimozione che possono avvenire, e quindi ovviamente qui a tutte le tariffe ti lascerò il link a questa pagina sempre qua in descrizione per capire se io faccio un ordine di rimozione di un'unità quanto mi costa, ovviamente in base al peso e tutto il resto. Quindi qua è tutto il dettaglio specifico dei costi appunto di rimozione o di messa a disposizione di Amazon che appunto trovi qua. Infatti eccolo qua, mettere l'inventario a disposizione di Amazon. E quindi questo era giusto per quanto riguarda tutto ciò che riguarda le unità non vendibili, mentre per quanto riguarda le altre unità, quelle gestibili, cosa succede? In sostanza, le unità che rimangono per troppo tempo all'interno di Amazon, Amazon consiglia ovviamente di rimuoverle, ok? Perché altrimenti accumulano costi di stoccaggio a lungo termine. Quindi eccolo qua, sempre nelle impostazioni di prodotti gestibili, ci clicchiamo su modifica e andiamo a vedere all'interno cosa ci dice. E andando all'interno, mentre lui ci dice che dobbiamo impostare le impostazioni automatiche oppure rimuoverlo, quindi fare in modo che Amazon ce lo renda automaticamente l'inventario oppure disabilitare questa opzione e fare in modo che rimanga all'interno di Amazon l'inventario con conseguenti costi di stoccaggio, e poi andiamo a impostare ovviamente se lo vogliamo abilitare, disabilitare questa impostazione automatica per i prodotti gestibili. Qui ci dice anche qui nel grafico che cosa succede. L'inventario è gestibile, cosa succede dopo tot tempo? Viene restituito o liquidato o messo a disposizione di Amazon. Ok, quindi qui abilitiamo, disabilitiamo, ad esempio vogliamo che viene restituito dopo quanto? 11 mesi? Quindi si tratta di merce vendibile, che ovviamente però rimanendo dentro accumula costi di stoccaggio. Anche qui mettiamo l'indirizzo, mettiamo ovviamente il paese corretto e tutto. Attenzione che però uno dice sì, ma quanto mi costa lo stoccaggio a lungo termine? Anche qui c'è una pagina dedicata che ti linko anche questa in descrizione, dove appunto all'interno vedi che Amazon dice tra i 331 giorni e i 365 giorni di stoccaggio verrà applicato un costo di 37 euro per metro cubo. Mentre altrimenti superate 365 giorni si arriva ai 170 euro per metro cubo, ovviamente in base anche alle categorie che sono scritte qua. Ad esempio non si applica agli articoli della categoria abbigliamento, scarpe e borse, valigeria, eccetera. E quindi qua poi ci dice un po', ci fa degli esempi, ovviamente in base alla dimensione dei prodotti, eccetera, e ci fa alcune domande. Anche qui consiglio di dare un'occhiata per essere più chiari, però uno dice da quando considera la data di diciamo del prodotto, di durata del prodotto all'interno dell'inventario, Amazon considera da quando la merce arriva, quindi quell'unità lì è arrivata ai magazzini di Amazon. Lui ovviamente tramite il database riesce a fare questo calcolo e capire esattamente ogni quanto, e sta a noi dire ok, ho l'unità all'interno per da tot tempo, allora vado a ritirarle. Questa cosa ovviamente consiglio di abilitarla per fare in modo di non accumulare costi di stoccaggio a lungo termine poi inaccessibili. Ovviamente se non stiamo vendendo c'è qualche problema e dobbiamo capire qual è, ma già molto prima, non dobbiamo aspettare anni per capirlo, ok? Questa cosa è molto molto importante. Quindi queste sono le cose. Attenzione che per le unità non gestibili, dopo i 30 giorni, in genere Amazon, se non impostate le unità, anzi l'impostazione di rimozione, quello che succede è che Amazon le mette a disposizione e quindi non ve le rende le unità, ma le può donare o liquidare per conto suo. Quindi attenzione a impostare, io consiglio fin da subito le impostazioni di gestione delle unità non gestibili, quindi quelle danneggiate e così via, e di quelle gestibili. È una delle prime cose da fare, secondo me, che non viene trattata, ma che è molto importante per andare a rendere chiara tutta quella gestione dell'inventario. Quindi ti linkerò tutte queste pagine qua. Mi raccomando,
lascia un like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Io penso di averti detto tutto. Comunque troverai le varie informazioni nelle varie pagine, ma è molto importante che tu sappia che questi sono i processi che fa Amazon sia per le unità non gestibili che quelle gestibili. Detto questo, io ti ringrazio ancora per la tua presenza e noi ci vediamo in un prossimo video relativo ad Amazon. Grazie ancora di cuore. Un abbraccio.